Ciao, mi chiamo Carly e sono cittadina italiana e americana. Mio padre dirà il resto in italiano al mio posto. Ho fatto questo video per mostrarvi come realizzare delle mascherine con filtri sostituibili possibilmente utili a diminuire infezioni contro il coronavirus. Per prima cosa avrai bisogno di un righello, un cartoncino Bristol, una matita, del tessuto in cotone, forbici e scovolini per pipe. Ti mostrerò le dimensioni del modello per poter realizzare le mascherine. Il modello è lungo 43 cm e largo 20 cm. Disegna una linea parallela al lato superiore ed inferiore, un centimetro lontano dal bordo. Le userai per creare le cuciture laterali. A sinistra traccia due linee, una a un centimetro dal bordo e un'altra a 2 cm dal bordo sinistro. Sul lato destro queste linee saranno più distanti per fare spazio agli scovolini. Disegna la prima linea un centimetro e mezzo dal bordo e la seconda a 3 cm al bordo destro. Una volta creato questo modello, ritaglialo e posizionalo sul tessuto. Usando una matita o un gessetto, traccia il tuo disegno sul tessuto. Abbi cura di tracciare le linee sul tessuto che hai disegnato sul modello per aiutarti nel passaggio successivo. Traccia sempre le linee sul lato non stampato del tessuto. Questo è il lato che si troverà all'interno della tasca una volta costruita la mascherina. Taglia il tessuto seguendo le linee esterne come da modello. Riscalda il ferro e stira il tessuto. Piega il tessuto lungo le linee tracciate sui due lati lunghi e stirali bene. Devi prima stirare i lati lunghi, altrimenti non sarai in grado di inserire gli scovolini. Successivamente piega sul lato corto una volta, seguendo la linea, e stirala. Quindi piega il tessuto una seconda volta sulla seconda linea e stirala. Infine prendi il tessuto e piegalo a metà. Stira tutto il tessuto affinché sia bello e piatto. Questo ti aiuterà a fare delle cuciture ben fatte. A questo punto puoi cucire il lato corto, cercando di cucire il più vicino possibile al margine della mascherina, vicino alla tasca che stai creando. Cerca di lasciare abbastanza spazio nel tubicino che stai creando per inserire lo scovolino. Effettua questa operazione su entrambi i lati. Prendi due scovolini e piegali a metà. Inseriscili nel tubo che hai creato più grande. Cerca di mettere gli scovolini il più vicino possibile al centro della mascherina. Quindi prendi 4 lacci da cucire sulla mascherina. Ognuno dei lacci deve essere lungo 40 cm. Cuci un laccio nell'angolo superiore ed uno nell'angolo inferiore della mascherina sul lato sinistro. Ripeti la stessa operazione per il lato destro. Per fare delle pieghe, prendi il tessuto fra il pollice e l'indice e piegalo sotto per formare la piega. Puoi vedermi farlo qui diverse volte per mostrarti cosa fare. Metti uno spillo per mantenere la piega. Posiziona gli spilli nella piega un po' lontano dal margine della mascherina perché dovrai cucirne i lati. Fai 3 pieghe in totale e non preoccuparti se la terza piega è più piccola delle altre. In verità trovo che questo aiuti a rendere la mascherina più aderente intorno al mento. Dopo aver finito di appuntare le pieghe, prendere la mascherina e cucire entrambi i lati della mascherina, facendo attenzione a dove si trovano i lacci e le pieghe. In questo modo il centro della mascherina avrà la possibilità di espandersi avendo delle pieghe. Come puoi vedere, la mascherina ha una tasca con accesso dalla parte superiore per poter mettere un filtro all'interno. Il filtro di cui hai bisogno dovrebbe essere della massima qualità. Noi abbiamo usato filtri per l'aria condizionata di alta qualità. Tagliare il filtro per adattarlo all'interno della tasca della mascherina. La mascherina può essere lavata avendo l'accortezza di rimuovere il filtro dalla tasca prima di lavare la mascherina. Per indossare la mascherina, posizionala sul viso con il lato superiore avente la piega che contiene gli scovolini verso l'esterno. Accomoda la piega contenente gli scovolini intorno al naso. Prendi i lacci superiori, passali sopra le orecchie e allacciali dietro la nuca. Prendi i lacci inferiori e allacciali sulla testa. La bocca e il naso dovrebbero essere completamente coperti. Legando la mascherina in questo modo, ti assicura una buona tenuta della mascherina nella parte inferiore del mento e sui lati del viso. Spero che questo video possa essere utile e facile da seguire.
Per favore, condividi questo video con i tuoi amici. Forza Italia! Voglio dire una cosa alla mia nonna. Ti voglio bene.